Questo video è offerto da Mister Alberti, oggi una partita che il Bari ha rischiato seriamente di perdere, compromessa da quella prima occasione, ecco, che dopo due minuti, e poi è stata brava e fortunata con il gol di Marotta. Io penso che oggi non era facile venire qui a Castellammare e dopo due minuti andare sotto. Il rischio era quello di sbilanciarsi per stare di fianco ai loro contropiedi, perché hanno due attaccanti molto bravi a attaccare la profondità, molto veloci. Invece la squadra ha mantenuto equilibrio, ha dimostrato maturità nonostante la giovanissima età, che noi siamo una squadra più giovane del campionato, e alla fine per le occasioni create e per il controllo del gioco penso che abbiamo portato a casa il risultato meritato, perché non abbiamo rischiato quasi mai se non un cross sbagliato nel secondo tempo che ha colpito il palo. Ci sono stati alcuni episodi di dubbi sia nel primo tempo su un calcio d'angolo su Semnik che su un fallo di mano nel secondo tempo, però al di là di questo penso che il risultato di 1-1 rispecchi perfettamente l'andamento della gara. Mister, è entrato Polenta che onestamente sembrava poco in condizione, almeno visto dalla tribuna. In quel momento è stata una sfortuna per il Bari perdere un calciatore come Semnik, che anche a livello fisico è un calciatore importante. Fare una sostituzione forzata non fa mai piacere, però Polenta ha fatto secondo me bene, è un ragazzo che sta crescendo perché lui ha avuto qualche problema nell'ultimo periodo, però si sta rimettendo a posto, è un giocatore su noi con ci contiamo moltissimo su di lui. Lo stesso Marotta oggi ha dimostrato di saper essere determinante, perché al dare il gol si è fatto anche vedere molte volte sulla fascia sinistra. Sì, ma io proprio ieri in conferenza per preparare questa gara avevo detto che Marotta per noi è un giocatore importante, sta ritagliandosi lo spazio perché se lo merita, perché in settimana sta allenando molto bene, però insieme a lui abbiamo altri ragazzi interessanti che meriterebbero di giocare. Purtroppo ne vanno in campo soltanto 11 e poi 3 entrano a partita in corso, però ricordiamo i programmi di questa società che sono quelli di raggiungere la salvezza, di valorizzare i tantissimi giovani che abbiamo. Anche oggi abbiamo in campo dei giovanissimi, siamo contenti di questo. E mi è piaciuto anche l'aspetto caratteriale di maturità che oggi la squadra ha dimostrato, perché noi su altri aspetti non siamo secondi a nessuno dal punto di vista della dinamicità, della qualità anche individuale. Qualche volta ultimamente abbiamo peccato soprattutto fuori casa nella gestione delle situazioni, e oggi siamo stati bravi a farlo. Ecco, chi può essere della sua squadra? Chi può fare il salto, il grande salto verso la Serie A? Non voglio togliere niente a nessuno, abbiamo tantissimi ragazzi di qualità che possono avere un futuro. Devono crescere, qualcuno è in prestito da noi, altri sono ragazzi del Bari. Il nostro obiettivo è questo, di raggiungere, lo ripeto, la salvezza. Non sarà facile, questo è un campionato molto equilibrato. E poi cercare di valorizzare qualche ragazzo che qualche società ci ha affidato, perché sa che i ragazzi da noi giocano. E da questo punto di vista credo che anche la Juve Stabia abbia dimostrato in questi anni di saper scegliere, di valorizzare tantissimi ragazzi, quindi da questo punto di vista siamo sulla stessa linea. A proposito di saper scegliere da parte della Juve Stabia, nel Bari c'è Di Calbadoro, infortunato, crede di poterlo recuperare entro magari il giorno di ritorno? Diego è un ragazzo sfortunatissimo, però io dico sempre che nel calcio se si vuole arrivare alla fine anche lui ci riuscirà. Purtroppo per lui la strada è in salita, però credo che abbia la forza per tirarsi fuori. Le qualità sicuramente non gli mancano, anzi ne approfitto per fargli un auguro di vederlo il prima possibile insieme a noi.